sera non avete visto quanto le ho tagliate? Non avete visto nemmeno quanto le ho sbucciate? Poi le ho messe nel torchietto, ho fatto uscire l'acqua e adesso, dopo che le abbiamo impastate con olio, aglio e origano, la sto mettendo nel barattolo. Ma a me piace metterle belle in ordine, perciò li sto allargando e li mettiamo ad una dentro il barattolo. Ecco qua. Piano. Vedere. Sì, vedi? Aglio. Origano. E olio vergine di oliva. Belle, belle e buone. La stringiamo un bel po'. Ce n'è uno già pieno. Quello lo abbiamo pieno già. Poi siete invitati ad assaggiarla. La assaggiamo adesso, questa la stiamo facendo qui in Calabria e la assaggiamo quando arriviamo in Germania. Ecco qua, qua stiamo riempendo il secondo barattolo, ma qui ce ne escono ancora altre 3 o 4. Di barattolo. Poi ci metti l'olio? Sì, dopo li riempiamo di olio, ce ne va poco olio, però devono stare sott'olio, infatti si chiamano melanzane sott'olio. Ad una, nonno Pietro li fa, alcuni li prendono e li buttano dentro, no, non mi piace, non mi piace, ci rimane troppa aria, e se rimane troppa aria sapete che succede? Dopo un paio di mesi, perché non è che te li mangi tutti in una settimana, dopo un paio di mesi diventano molle molle. Diventano una pappetta. Mettiamo un po' d'aglio. La menta, ciao. Una fogliettina di menta. Mi sa che devo smettere, se no dopo l'olio esce fuori. Va bene? Vi farò vedere quando li incominciamo, li assaggiamo.